Biciclettiamo insieme, l'iniziativa Barletta che ha visto uniti i ragazzi degli oratori, delle parrocchie, delle zone Patalini-Borgovilla. Un momento di festa e condivisione per crescere come comunità e al contempo fare esperienza della bellezza e dello stare insieme. Sempre il tempo opportuno, che sia inverno o estate, di aggregarsi, stare insieme, vivere un'esperienza di educazione, educazione civica, ma anche di fede. Quindi anche la Chiesa è in prima linea e porta avanti un discorso educativo molto forte di aggregazione, di spiritualità. Ben vengano tutte le iniziative di ogni parte della città. In sella alla propria bici verso il futuro, momento di festa nello stile di Don Bosco, una biciclettata per animare anche le vie della periferia, spesso poco valorizzate in un'estate che vede le parrocchie, anche in questo 2017, attente ai bisogni dei più giovani, perché il Signore, la capacità di evangelizzare anche per le strade, non va in vacanza. Questa è un'iniziativa che ormai va avanti da diverso tempo, sono un po' di anni, e le parrocchie di periferia organizzano questa biciclettata, è un modo per stare insieme ed è l'esperienza dell'oratorio. Sì, Don Bosco è colui che ha dato inizio all'oratorio appunto nello stile salesiano, ma noi continuiamo a vivere questo momento per dare ai ragazzi un momento di solidarietà e appunto di iniziative parrocchiali. L'idea parte soprattutto dai parroci di questa zona, che hanno chiesto a noi viceparroci di organizzare qualcosa per l'estate da vivere insieme, perché come quartieri periferici abbiamo poco l'estate e quindi è bello viverlo insieme, viverlo come parrocchie, far vedere che insomma anche questa parte della città è viva, anche se è periferica. Stiamo con i ragazzi, corriamo con i ragazzi, ci divertiamo con loro, cerchiamo di far vivere anche una bella estate, perché come amiamo dire, il Signore non va in vacanza l'estate, questo ce lo insegnano anche i più grandi santi che hanno avuto a che fare con i ragazzi, come Don Bosco.